Io presento il mio CD che prende il nome di Batto il Tempo, è una collezione di 10 inediti, scritti da me, la musica è anche mia, gli arrangiamenti sono del maestro Corrado Sillitti. È un anno e forse più che lavoro per questo CD, per questo progetto. Questa serata si svolgerà con dei grandi ospiti. Ho la maestra Antonella Catanese che darà un parere, un suo giudizio sul disco e avrò il maestro Corrado Sillitti accanto che si esibirà e mi accompagnerà in un pezzo e avrò anche Viviana Sanginito che ha fatto già qualche anno in TV come Rai 2 Festa Grande, Festa Italiana. Partecipazione a questo CD è proprio dovuta al fatto che io e Gaetano siamo amici di vecchia data, eravamo addirittura colleghi di sax dal maestro Rivituso la domenica e ci siamo conosciuti in quell'occasione. Dopo tanti anni ci siamo ritrovati, lui un po' per scherzo, un po' timidamente devo dire, mi ha fatto ascoltare i suoi brani, è venuto in studio, io mi sono subito appassionato al progetto perché ho visto che al di là comunque di quella timidezza iniziale dentro c'erano dei contenuti profondi. Il disco parla di amore, di amicizia, ma comunque di vita vissuta in termini semplici, è un ragazzo vero, autentico Gaetano, che con le sue canzoni non fa altro che esprimere il suo essere ed è veramente un piacere ascoltarlo. Per me è stato un grande piacere collaborare con lui e assumermi la produzione artistica del disco e curare gli arrangiamenti. Noi siamo Marco e Marco e facciamo parte da diversi anni della compagnia teatrale di Francesco Miceli, ora dell'associazione Metanoeite. Questa sera faremo un piccolo sketch, stasera qui alla Cripta, in occasione di questa presentazione di questo CD. Questa idea è venuta appunto da Francesco Miceli, che un giorno così provammo uno spettacolo e abbiamo provato a fare proprio queste parti comiche. E niente, ci siamo appassionati a questa comicità e quindi abbiamo cominciato un po' a scrivere, soprattutto lui a scrivere testi comici e a proporli un po' dove capitava, appunto con Corrado o Francesco. Mio padre guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giovani che ci sono in un mese, sì, scrive un miliardo al giorno. Mio padre 10 euro al mese, che diviso 31, che sono i giovani che ci stanno dentro un mese, fanno 10 euro al giorno, primo giorno, poi basta, disoccupato.